Caso Grezzari, il sindaco riapre lo stadio, domani sopralluogo per riaprire la pedana dell'Alto, ma è stato Tamberi a chiedere il cambio di percorso a causa della bora. Uomo muore investito dal treno sulla Trieste-Monfalcone, traffico ferroviario bloccato, sospesi 19 treni regionali, passeggeri dirottati in autobus. I russi ruberanno anche la nostra nave Zarevna, così Augusto Kosulic a Tele4 dopo il saccheggio della prima nave a Mariupol, toccherà lo stesso anche a noi. È stato dato l'ok al finanziamento PNRR della Cittadella dello Sport in Portovecchio, annuncia Di Piazza, emendamento a bilancio da 900.000 euro, più fondi ai centri estivi. Vaiolo delle scimmie, è stato scoperto il primo caso del Friuli Venezia Giulia a Gorizia, il positivo è un uomo di 33 anni. Frode fiscale nel settore immobiliare, agli arresti domiciliari un imprenditore triestino, sequestrato 1,5 milioni di euro dalle Fiamme Gialle. Il triestino Gianmarco Pozzecco sarà il nuovo allenatore della nazionale italiana di basket dopo la rescissione del contratto di Meo Sacchetti. Buonasera, bentrovati in una nuova edizione del telegiornale di Tele4. In primo piano la polemica innescata dall'oro olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, che sabato scorso ha partecipato al meeting triveneto di atletica allo stadio Grezzar di Trieste. Oggi abbiamo avuto notizia che è stato lo stesso Gimbo assieme al padre a chiedere lo spostamento del materasso di atterraggio della prova e di conseguenza della rincorsa stessa per il salto rispetto al punto deputato. Dunque nessuna gara si era mai svolta su quel percorso sul quale l'atleta ha trovato da ridire circa il manto dell'area di stacco. Sentiamo. Ecco le immagini di Tele4 allo stadio Grezzar che mostrano il momento in cui Gianmarco Tamberi indica il punto in cui il suo piede di stacco è scivolato durante un salto di prova. Dal video si nota poco o nulla se non alcuni graffi, si vede meglio invece nella foto postata dall'atleta sui social. Queste le condizioni della pedana di oggi, scrive: ho rischiato di rompermi il ginocchio in riscaldamento perché allo stacco sono scivolato con il piede di 30-40 cm. Ho deciso di fare dei salti in gara solo per coloro che mi erano venuti a sostenere, ma non potevo permettermi di infortunarmi. Poi il riferimento va a piste sempre più vecchie e abbandonate in Italia. Dunque il confronto con gli organizzatori. La voce dello speaker copre un po' tutto, ma ricostruendo il labiale è chiaro come Tamberi dica: non è che abbiamo fatto già tutta la gara, non è neanche iniziata la gara. È iniziata la gara o no? Si aspetta. Il si aspetta sembra riferibile al fatto che in quelle fessure probabilmente c'era acqua, dunque la zona era scivolosa. A quel punto un giudice gli risponde: o rinviamo a dopo. Oggi emerge però che è stato lo stesso Tamberi, il giorno prima della gara, a chiedere di spostare il materasso per l'atterraggio di 90 gradi a causa della bora. Normalmente è posizionato dietro la porta del campo di calcio, in quella zona grigia che si nota chiaramente in questa immagine. Dunque, nessuna gara di salti in alto si è mai svolta con quella configurazione nella lunetta dello stadio Grezzar. La richiesta di modifica è arrivata proprio dall'oro olimpico e da suo padre, anche lui ex saltatore. Detto questo, l'organizzatore del meeting, Alessandro Coppola, presente sul posto al momento delle lamentele di Tamberi, ieri sera al Caffè dello Sport ha commentato così: ha avuto una reazione sbagliata, esagerata, però posso dire che lui ha avuto questo sfogo perché ci teneva. Lui voleva fare bene, si è trovato in una situazione difficile a suo modo, vedeva che non riusciva a saltare per il vento, vuoi per qualche cosa, per la rincorsa, non riusciva a farlo. Poi io credo che lui volesse quasi giustificare il fatto che la gara non è andata bene e si è sfogato così. Va aggiunto che sull'ingaggio di Gimbo Tamberi, che il sindaco di Piazza ha quantificato in, avendo percepito 27.000 euro, pare ci sia un errore perché la cifra, secondo indiscrezioni, supera i 40.000 euro complessivi. Detto questo, su quella stessa pedana l'atleta brasiliano Thiago Moura ha piazzato il record del meeting con un buon 2,23 m, stessa misura ma con maggior numero di errori fatta registrare dall'olandese Dov Amels. Tamberi si è fermato a 2,15. No, io penso che lui, dovendo fare un'altra gara fra 2 o 3 giorni, deve, posso dirlo, è come il calciatore che deve giustificare una prestazione negativa. Se la prende con l'arbitro, se la prende con qualcuno, stanno zitti, non so. Ah, come un giocatore che se la prende con l'arbitro.
Appena mi arriverà dalla FIDAL una rassicurazione scritta sullo stato di sicurezza del campo di atletica su cui si svolgono le gare di salto in alto, allora quella parte del Grezzar verrà riaperta. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza al microfono di Tele4. Precisiamo dunque che è stata interdetta solo l'area della lunetta utile alla rincorsa del salto in alto, mentre la pista di atletica rimane aperta. Dunque tutti gli allenamenti delle società sportive che utilizzano il Grezzar si sono svolti regolarmente anche questo pomeriggio. Sentiamo il sindaco. Ma avevo letto che il Grezzar era un problema, che il Grezzar era pericoloso, figurarsi per i bambini, per i miei bambini e per i miei ragazzi. Allora Viviano è venuto qua, mi ha detto che non è vero niente, me lo certifica con una lettera. Appena mi arriva la lettera che la FIDAL mi dice che è tutto a posto, che si può frequentare, che non è vero quello che è stato scritto, che è pericoloso, queste famose rampe che sono tutte cazzate grandi come case, e a questo punto io lo riapro. No, se vogliono c'è il campo colonia, però ripeto, se la FIDAL mi manda oggi la certificazione che non c'è nessun problema, e questo me l'ha assicurato Viviano, che è uno che sa di quello che, dello sport che rappresenta, io le lo riapro. Ma ripeto, tutte queste polemiche, quando la gente che porto lì mi dice che è uno dei migliori campi d'Italia, beh, insomma, mi ha dato parecchio fastidio. La decisione di riaprire il Grezzar ha evitato grossi problemi alle società di atletica che utilizzano ogni giorno la pista dello stadio Grezzar. Sentiamo il presidente provinciale della FIDAL, Giacomo Viviano. Domani mattina verrà fatto un sopralluogo con incaricati FIDAL, e con tecnici del comune e con anche responsabili della ditta Mondo, che è quella che ha posato la pista. Sarà fatto un sopralluogo sulla pedana per capire se effettivamente la pedana stessa potrà essere riusata, quindi la collocazione di nuovo del materasso nella posizione sua originale e le sicurezze di diritto che devono essere espresse anche da chi valuta il tutto. Tutto bene quel che finisce bene, o quantomeno pare così, dalle parole del presidente provinciale della FIDAL, Giacomo Viviano, che domani, assieme ai tecnici del comune, della FIDAL e della ditta di allestimenti sportivi Mondo, sarà allo stadio Grezzar per risolvere l'ormai noto problema, a patto che lo sia, visto lo spostamento del materasso, della lunetta in cui si prende la rincorsa per il salto in alto. Allarme quello lanciato dall'olimpionico Tamberi, che aveva portato ieri il sindaco a decidere di chiudere lo stadio, con passo indietro, poi in mattinata, sulla sua decisione. Il sindaco giustamente si è preoccupato anche dell'incolumità degli atleti nostri che si allenano qui, e quindi ha capito le criticità, ma ha capito anche che effettivamente tutta la pista e tutto quello che è ancora Grezzar poteva essere riutilizzato. Intervento provvidenziale quello della riapertura, poiché questo weekend lo stadio ospiterà i campionati regionali allievi ed il prossimo quelli della categoria cadetti, con migliaia di giovani atleti in arrivo, senza contare le società sportive che ogni giorno utilizzano l'impianto. Giornalmente possiamo parlare in alcune giornate anche di 200-300 in una fascia oraria ben definita. Ecco perché anche la nostra preoccupazione è stata: mamma mia, chiudiamo il Grezzar, e tutti riproporsi al Draghicchio sarebbe stato anche un problema serio proprio anche a livello di organizzazione degli allenamenti. Cambiamo argomento. Il traffico ferroviario lungo la linea Venezia-Trieste è stato sospeso poco prima delle 17 nel tratto tra Bivio di Aurisina e Monfalcone a causa dell'investimento mortale di una persona da parte di un treno regionale partito da Trieste e diretto a Udine. Lo rende noto RFI. Al momento non si sa se si tratta di un suicidio, come purtroppo è avvenuto in altre circostanze, oppure di un incidente. La linea ferroviaria è bloccata in entrambe le direzioni. A bordo del convoglio viaggiavano 60 passeggeri. È stato richiesto l'intervento delle forze di polizia e dei soccorsi sanitari. Fino alle ore 19, avvisa RFI, sono previste ricadute sulla circolazione per una freccia, un intercity e 19 convogli regionali. Nel pomeriggio è stato diffuso un primo video di una nave russa che lasciava il porto di Mariupol dopo lo sminamento. In realtà si tratta di un saccheggio di nave e carico, hanno comunicato in seguito i media ucraini, e la stessa sorte dovrebbe toccare a breve anche alla nave Zarevna, che avrebbe dovuto ripartire proprio in questi giorni per approdare al porto di Monfalcone. A comunicarcelo nel pomeriggio è stato l'armatore Augusto Kosulic. Sentiamo. C'è la mia, quella nave lì, la nostra, la mia, è sempre lì, la Zarevna, è sempre lì. Lei lo sa che abbiamo una nave a Mariupol da 3 mesi, no? Non ne ha parlato.
se la pigliano loro. Io, come se avessero la macchina sotto casa, gliela portano via, finito lì. Punto, finito lì, non c'è altro da dire. È sconvolto Augusto Kosulic quando ci risponde al telefono nel pomeriggio, 2 ore dopo il video diffuso dai militari russi sulla prima nave merci che lascia il porto di Mariupol a seguito dello sminamento. L'amministratore delegato del gruppo Kosulic ha appreso che la Russia è intenzionata a nazionalizzare anche la sua nave cargo Zarevna, bloccata ormai da 3 mesi nel porto del Mar Nero, eppure sfiorata più volte dai bombardamenti. No, purtroppo anzi è peggiorativo, perché pare che è arrivata la notizia, pare che vogliono nazionalizzare la nave, ossia ce la portano via, sostanzialmente, sia la nave che il carico, la nuova Repubblica di Donetsk. La rubano, ce la portano via. La sensazione è che ci sia poco da fare per l'unità navale, non ci sono notizie sull'equipaggio, tutto composto da marinai stranieri. Lo scafo avrebbe dovuto sbarcare a Monfalcone, approfittando della riapertura della navigazione del Mar Nero. La nave ha un valore che oscilla fra gli 8 e 9 milioni di dollari, mentre il carico di brame d'acciaio vale 12 milioni. È stato l'agente marittimo locale a riferire la notizia all'armatore. La nave batte bandiera maltese ed, essendo Augusto Kosulic console di Malta in Italia, ha già avviato una protesta diplomatica. Quanto a quello che potrebbe succedere a scafo ed equipaggio, regna un clima di evidente ansia e tensione. Come... non lo so, cosa ne so, la portano via, faranno una cosa che me lo chiede me, lo chiede al governo russo, cosa vuol fare. È arrivato nel pomeriggio l'ok da Roma per i 6 milioni e mezzo circa di euro provenienti da un bando PNRR a cui il Comune di Trieste aveva partecipato il mese scorso per la realizzazione della cittadella dello sport sul terrapieno di Barcola e per la messa a nuovo della palestra dell'Artistica 81. La conferma direttamente dal sindaco. Sentiamo. Interessante. Innanzitutto ho fatto un regalo alla Ginnastica 81, perché 1,7 milioni per il raddoppio della palestra Ginnastica 81. L'altro giorno eravamo con tutti questi ragazzini al Pala Trieste, insomma era uno spettacolo. E dopo abbiamo 4,7 milioni sul terrapieno di Barcola, che faremo di tutto e di più, diventerà un luogo dello sport. Padel, sapete che tennis, di tutto e di più. Sai, 4,7 milioni sono tanti soldi. Più il 1,7 milioni per la palestra, belle notizie. Adesso bisogna avere il coraggio di spenderli. Sindaco che abbiamo sentito durante una pausa del Consiglio Comunale, che è ancora alle prese con il bilancio, spunta un tesoretto di circa 900.000 euro, frutto di ricavi ottenuti dal contrasto all'evasione fiscale. Questi fondi saranno utilizzati per incrementare la spesa sul sociale per i centri estivi. L'emendamento di riferimento è presentato dai capigruppo di maggioranza nella seduta in corso proprio oggi. Dal bilancio comunale spuntano 900.000 euro in più, frutto della lotta all'evasione, che saranno utilizzati per incrementare i posti nei centri estivi, per rimpolpare la spesa sulle politiche sociali, per la promozione turistica cittadina e per diverse manutenzioni fra aree verdi e marciapiedi. Grazie alla lotta all'evasione, che è uno dei punti focali di questa amministrazione, abbiamo recuperato altri 900.000 euro rispetto a un mese fa, che appunto, d'accordo con anche le forze di maggioranza, abbiamo deciso di metterli immediatamente nel bilancio cittadino, andando a sostegno con molto importante con 200.000 euro per i centri estivi, ulteriori rispetto a quello che abbiamo già stanziato, ma anche stanziando fondi per il sociale Carlo Griglia, altri 200.000 euro, altri 180.000 euro per la promozione economica della città, che è qualcosa di molto importante in questo momento, dove, come vediamo tutti, insomma, il rilancio economico è alle porte, così come poste molto importanti vengono date poi anche per la manutenzione di parchi, giardini e delle fontane. In pratica, insomma, quasi 1 milione di euro, 900.000, ripeto, in più rispetto a quello che abbiamo già calcolato, ulteriormente per migliorare e fare più bella e vivibile la nostra città. Ciò che si evidenzia è che appena ieri il Partito Democratico aveva illustrato le proposte di emendamento che il gruppo poi ha presentato in aula. Proposte su centri estivi, politiche sociali, manutenzioni, aree verdi, acquamarina e altura. Tolta la piscina terapeutica e il rione cittadino, le altre proposte hanno trovato risposta proprio da questo ulteriore tesoretto. Un segno di collaborazione fra le parti o pura coincidenza? Ho visto anche alcuni emendamenti. Qui, più che soddisfare le richieste dell'opposizione o soddisfare le richieste della maggioranza, perché il bilancio non è né di destra né di sinistra, soddisfiamo e rispondiamo soprattutto alle esigenze dei nostri concittadini, delle nostre famiglie e delle nostre imprese. E fra le proposte proprio per il documento finanziario del Comune di Trieste andiamo a sentire ciò che nel corso della seduta odierna hanno proposto il Movimento 5 Stelle e adesso Trieste.
Appello, riunione con i capigruppo di minoranza assieme agli assessori al bilancio e ai lavori pubblici, un secondo stop di 20 minuti, quindi la partenza vera e propria del Consiglio, con la votazione dei numerosi emendamenti, in realtà di molto ridotti rispetto al previsto. La seconda giornata del Consiglio Comunale ha visto in partenza lo stralcio di parecchie proposte dell'opposizione e il ridimensionamento degli emendamenti che del 94 passano a poco più di una cinquantina. Un modo per snellire la discussione, per dare alla maggioranza il timone di ciò che si può accettare previa discussione e cosa invece non ha senso nemmeno trattare. Giusto o sbagliato che sia, la seduta andrà comunque avanti fino all'ora di cena o anche forse a quella dell'amaro. Fra le varie modifiche, l'opposizione di Adesso Trieste e del Movimento 5 Stelle avanzano queste proposte. Spostare più risorse a favore dei rioni, dal centro ai rioni che più hanno bisogno appunto di queste risorse, aumentare i fondi a disposizione delle circoscrizioni, investire in capitoli nuovi, innovativi come pedibus, urbanismo tattico, corsie ciclabili appunto a favore di una città più sostenibile e poi degli interventi anche sociali dal punto di vista innovativo come l'educativa di strada o una campagna per aiutare le famiglie di pazienti che soffrono di demenza. Ho portato degli emendamenti tecnici che andavano proprio a modificare alcune cifre che non erano corrette e poi mi sono dedicata al sociale. C'è stata un'apertura da parte dell'assessore Grilli per quanto concerne una visione di disabilità che non sia solo di tipo assistenziale ma che sia di tipo anche sociale e quindi mi sono concentrata proprio per sviluppare questo tipo di possibilità all'interno del bilancio stesso. Primo caso di vaiolo delle scimmie in Friuli Venezia Giulia è stato individuato su un uomo di 33 anni di Gorizia. Vediamo. È stato individuato a Gorizia il primo caso di vaiolo delle scimmie nella nostra regione. Un ceppo del virus è stato identificato in campioni di materiale biologico di un uomo di 33 anni, residente appunto nel capoluogo isontino. Lo ha reso noto il vicegovernatore della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. I campioni delle lesioni, il tampone orofaringeo e il campione di sangue sono stati inviati al laboratorio di virologia del Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, dove sono risultati positivi per ortopox virus, ha precisato l'assessore. La carica era sufficiente per poter caratterizzare il virus mediante sequenziamento, operazione quest'ultima che è stata effettuata in collaborazione con il laboratorio di genomica ed epigenomica di Area Science Park e dalla quale è stata confermata la diagnosi di virus del vaiolo delle scimmie. La sequenza ha identificato il genotipo che appartiene al gruppo dell'Africa occidentale, responsabile dei casi che si stanno verificando in Europa. La regione chiarisce inoltre che al Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie e ai reparti di malattie infettive della regione sono già state inviate le procedure per la diagnosi e la prevenzione della diffusione del contagio, redatte sulle basi delle circolari emanate dal Ministero della Salute. Il virus si trasmette, lo ricordiamo, mediante contagio stretto per via inalatoria o per contatto con i fluidi biologici o con le lesioni delle persone sintomatiche. E ai domiciliari accusato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, un triestino al centro di una truffa che riguarda finte ristrutturazioni di un complesso residenziale di Jesolo. L'inchiesta è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. Ha preso nome Fronte Mare l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste, al termine della quale un triestino è finito agli arresti domiciliari, indagato per emissioni di fatture per operazioni inesistenti, per un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Il tutto parte da una denuncia per truffa sulla vendita di un autoveicolo fra privati, per arrivare ad una vorticosa triangolazione di false fatturazioni inerenti alle ristrutturazioni e successive rivendite a privati di una serie di appartamenti vista mare di un lussuoso complesso residenziale di Jesolo, The Beach House, che coinvolgeva due società e il triestino, che si fingeva project manager. L'indagato era già gravato da ben 8 pronunce per truffa, nonché da una condanna per tentativo di estorsione. A suo carico, gravi indizi di reato sono emersi da accertamenti bancari, dagli esiti di perquisizioni locali, nonché da numerose testimonianze.
Le fiamme gialle hanno sequestrato in via preventiva somme di denaro pari a 1,5 milioni di euro nei confronti dei soci e degli altri rappresentanti legati alle altre due imprese di Jesolo, operanti nel settore immobiliare, beneficiari ultimi della frode concretizzatasi nel periodo 2017-2020. I provvedimenti sono stati adottati dal giudice Massimo Tommasini su richiesta del PM Lucia Baldovin. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, rimanete con noi, ci vediamo tra poco con altri servizi. Riprendiamo il telegiornale, c'è un no al prolungamento dell'attività delle centrali nucleari di Krško in Slovenia, arriva dalla valutazione nazionale di impatto ambientale e tiene conto dei rilievi avanzati dalla regione, sentiamo. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro mette subito le mani avanti. Il parere negativo emesso a livello nazionale nell'ambito della valutazione di impatto ambientale per l'estensione del ciclo di vita della centrale nucleare slovena di Krško non è vincolante. Diciamo subito che non è un no a priori, un no comunque. Cioè la via nazionale, la valutazione di impatto ambientale dello Stato italiano nei confronti del raddoppio e del prolungamento della centrale di Krško oltre il 2023 è negativo. Sono stati accolti anche gli altri rilievi che da tempo la regione muove. Una vicinanza pericolosa nel caso di nubi radioattive e di un attacco terroristico. Grazie soprattutto al recepimento delle nostre indicazioni come regione che vedono delle grosse criticità nell'area di Krško, laddove è costruita la centrale nucleare su un'area sismica considerata a rischio medio-alto. L'opinione negativa potrebbe eventualmente essere utilizzata a livello europeo, ma lo stesso Scoccimarro non la ritiene una mossa strategicamente efficace. Con la Slovenia ragiona, si deve cercare una strada verso una nuova energia, di cui fra l'altro si andrà a discutere di qui a non molto durante gli stati generali dell'ambiente e dell'energia che coinvolgeranno i paesi della zona. Oggi ho avuto rassicurazioni che il nuovo governo sloveno, come la nostra regione, intende puntare molto su energia pulita e non essere contrario a priori al nucleare nuovo, quello a fusione, quello che va a studiare l'energia pulita delle stelle, delle esplosioni solari, piuttosto che i nuovi esperimenti fatti in America come in Europa e anche in Asia di centrali nucleari cosiddette pulite di potenza limitata a 300 megawatt. Ecco, su questo è un tabù che si può infrangere, siamo contrari al nucleare di vecchia generazione, ragioniamo, studiamo insieme quello che può essere il futuro, anche perché di questi giorni vediamo che l'energia... Leggiamo ora una notizia, il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, domani alle 18 a Trieste, sarà a Trieste per la commemorazione di Boris Pahor all'ex Narodni Dom di via Filsin. Da notizia la senatrice del Partito Democratico, Tatiana Reutz. Il triestino Gianmarco Pozzecco a un passo dalla firma come coach della Nazionale Italiana di Basket, dopo la rescissione del contratto di Meo Sacchetti. Sentiamo. Te ha proprio ragione te, vecchio caro cameraman, che l'avevamo ciapata sto giro. Sì, Pozzo, sto giro, l'avevamo ciapata, la panchina della nazionale, se tua. Manca solo l'ufficialità, ma Gianmarco Pozzecco sarà il nuovo allenatore dell'Ital Basket. A 93 giorni dagli europei è arrivato il clamoroso addio a Meo Sacchetti. Il CT, che aveva riportato l'Ital Basket alle Olimpiadi, e la Federbasket sono arrivati alla risoluzione anticipata di un contratto che sarebbe scaduto a settembre e non sarebbe mai stato prolungato. Il presidente federale Petrucci ormai non aveva nascosto il suo fastidio per la mancanza convocazione dei migliori in nazionale indipendentemente dall'età. Petrucci li rivorrebbe tutti a bordo, Hackett, Bellinelli, Datome, eccetera. E allora chi meglio del Poz per chiamarli e motivarli? Del resto per lui il basket è stata una passione incontrollabile fin dalla più tenera età. Capitava quotidianamente che io andassi da mio fratello quando pioveva con il fustino di Dixon e con la pallina da tennis appiccicandolo con i chiodini sul muro. Giochiamo? Su 10 volte mio fratello mi diceva no 9 volte. Io avrei giocato in qualsiasi momento della mia giornata. Insomma, in attesa di capire se la mosca atomica, forte dell'esperienza da vice di Messina a Milano, riuscirà a mettere insieme una sorta di dream team italiano, fondendo la nuova generazione, di cui fa parte anche il triestino Stefano Tonut, con i campioni più stagionati, rigustiamoci il racconto di quando il Poz, il leader del dream team del 92, lo affrontò sul campo in un training camp d'oltreoceano. Vado, Michael Jordan, giochiamo 5 contro 5, tutto campo, a sta Op Gym, che è la palestra di Michael Jordan.
Michael Jordan praticamente che passa la palla, che non arriva, ci parla, che la passa mai, se butta e salta per buttarla in campo e la butta in campo Rodrigo Cusino. E mi ero, che mi facevo i cazzimini in difesa, ho messo così, e la cosa pare in man. Quindi ogni tanto... E la leggenda narra che lo guardava come dice, ciao Michael Jordan, pensavo che eri un po' più forte. Ugo Previti, segretario regionale UIL Scuola, commenta per noi la situazione della scuola nel nostro paese alla luce delle tematiche emerse dallo sciopero di ieri. Vediamo. Se lo chiedete ai sindacalisti non avrebbero che l'imbarazzo della scelta nel raccontare ciò che non funziona nella scuola italiana. Ieri lo sciopero nazionale, in regione manifestazione a Udine, ha messo una volta di più nero su bianco le problematiche che attanagliano studenti, insegnanti e personale ATA da tempo, a cominciare dalle classi pollaio che impediscono la piena attuazione dei programmi per arrivare al dato meramente economico. Ma vi pare possibile che un aumento di 50 euro netti al personale docente e 10 euro al personale amministrativo, tecnico e ausiliario? Un dato che amareggia ancora di più se paragonato ad altri paesi. Negli ultimi 20 anni il personale, l'aumento di stipendio del personale della scuola è stato del 3%, l'ultimo a livello europeo, e della Spagna e della Francia siamo al 200-203%. C'è poi la questione concorsi. Quelli tenutisi di recente col sistema delle crocette hanno di fatto bocciato la stragrande maggioranza degli aspiranti al ruolo. I sindacati da tempo stigmatizzano l'utilizzo di tale procedura, resa ancor più grave da quanto denunciato sul Corriere della Sera di ieri. Candidati a passare di ruolo costretti a scriversi sul braccio i vari passaggi della prova perché senza fogli di carta su cui appuntarli. Ma stiamo dando i numeri, voglio dire, ma siamo fuori di testa? Stiamo offendendo così, ma non è offendere la categoria del personale della scuola, tutto, dai docenti al personale collaboratore scolastico. È un'offesa quello che stiamo vedendo, questo è dare schiaffi, pugni al personale della scuola. Ulteriore approfondimento per quanto riguarda i candidati a Gorizia per le elezioni del 12 giugno. Il candidato Pierpaolo Martina della lista centrista Martina Sindaco ritiene che nella programmazione della città europea della cultura gli sloveni siano più avanti. Secondo il candidato, Gorizia dovrebbe fare più scelte precise sulla sua vocazione. Secondo me ci vuole una seria programmazione che porti ad arricchire di contenuti il programma che è stato posto alla base della candidatura. Questo per quanto riguarda la parte italiana, perché le iniziative che vedo calendarizzate sulla parte slovena le trovo sufficienti e si attagliano anche perfettamente a una città giovane come Nove Gorizia. Altro passaggio fondamentale sarà quello di scegliere effettivamente interventi coerenti con il pochissimo tempo rimasto a disposizione, perché il 2025 è domani e di fatto abbiamo a disposizione il 2023 e il 2024. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'amministrazione che verrà dovrà assumersi la responsabilità di scegliere quello che effettivamente in modo concreto e possibile si potrà realizzare per arrivare all'inaugurazione di questo evento storico con la città in ordine e le carte in regola per accogliere tutte le persone che noi speriamo vogliano venire a Gorizia. Torna dal 9 giugno al giardino del Museo Sartorio la rassegna teatrale estiva intitolata Let's Play, che vede collaborare la Contrada, il Miela e lo Stabile Sloveno. 6 spettacoli proposti dalla Contrada, Stabile Sloveno e Miela, per un totale di 12 rappresentazioni nel fresco del giardino del Museo Sartorio. Dopo la positiva esperienza dell'anno scorso, torna la rassegna teatrale estiva Let's Play, ideata dal Comune di Trieste per valorizzare la creatività letteraria triestina. 3 teatri triestini impegnati a ingaggiare il proprio pubblico, ma perché no, grazie anche a questa location particolare, anche i tanti turisti che ormai animano la nostra estate, quindi un'offerta culturale ma anche turistica.
Ad aprire sarà la contrada il 9-10 giugno con il terzetto spezzato di Svevo per poi proseguire con la bandiera di Trieste da Beaumarchais. Un classico di Svevo, terzetto spezzato, però rivisto e rivisitato, è una storia particolare perché vede in scena un fantasma. Dopo avremo di nuovo il Barbiere di Trieste in coproduzione con il gruppo di Arti Fragili. Sono dei giovani bravissimi, sono dei giovani che fanno commedia dell'arte. Dal 23 al 26 giugno sarà la volta della produzione del Teatro Stabile Sloveno, corredato da sovratitoli in italiano. Quest'anno il Teatro Stabile Sloveno porta in scena un progetto d'autore dell'autrice e regista e attrice Patrizia Jurincic-Finsgar, Caplia Solì, Goccia di Sale, che, dove l'autrice va un po' alla ricerca non solamente delle proprie origini, ma alla ricerca delle origini dell'umanità in generale. Chiuderà la rassegna il Miela con la principessa Azzurra il 30 giugno, Dalla carne e dalle ossa il 1 luglio e Pasolini on the road il 2 e 3 luglio. Era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, grazie a tutti per averci seguito e un buon proseguimento di serata. Arrivederci.